Benvenuti, è bello dopo tanto, tanto, tanto tempo vedere l'auditorium praticamente pieno. Questo penso sia un segnale di bellezza che possiamo condividere. Questa sera è una serata, è il settimo appuntamento della rassegna del Carrozzone, è una data che doveva svolgersi nel mese di marzo e poi per degli equivoci è stata spostata, posticipata ad oggi. Oggi sul palco ci sono dei musicisti, dei concittadini prima di tutto, dei musicisti, degli artisti, delle eccellenze artistiche di Gagliano. Questa è una cosa molto bella perché tra le tante cose che insieme a Mario e a Teresa Scappaviva, apro la parentesi, Teresa questa sera non può essere qui per impegni personali, però vi porto il suo saluto. Tra le tante appunto serate, tra i tanti appuntamenti che abbiamo deciso di mettere in cartellone, non poteva mancare questo appuntamento, non poteva mancare per diversi motivi. Il motivo principale però è che questa sera sul palco appunto questi musicisti ci faranno ascoltare un progetto inedito, il disco Da casa al bar ritorno di Davide Sergi, che molti di voi probabilmente, anzi tutti, conoscete. È un disco che è stato pubblicato qualche tempo fa, ed è un disco che contiene 9 tracce di brani inediti, composti appunto da Davide insieme ad altre persone. Questa sera ce li faranno ascoltare per intero, chiaramente riarrangiandoli per quella che è la formazione live che ascolteremo questa sera. Io non voglio dirvi molto, perché lo spettacolo è in qualche modo è una narrazione musicale sicuramente, che si spiega da solo. E Da casa al bar ritorno è un concept album, dove per concept intendo che la metafora di un percorso appunto identificata nella metafora appunto da casa al bar e poi al ritorno è un po' la metafora probabilmente artistica della vita di chi ha scritto questi brani, di chi ha vissuto tanti anni e tante esperienze musicali, di chi ha vissuto tantissimi anche ascolti, perché gli ascolti tante volte si subiscono, malgrado non ce ne rendiamo conto, perché ce ne accorgiamo magari a mente lucida, e sicuramente il mondo cantautorale italiano. E questa sera appunto ascolteremo questo disco, ci saranno degli ospiti, e io non mi dilungo più di tanto, vi chiedo solo una cortesia, di spegnere i telefoni cellulari o di silenziarli, perché nel rispetto degli artisti Non è bello che ci sia appunto un telefono che suona durante l'esibizione. Ne approfitto per ricordarvi il prossimo appuntamento, che sarà venerdì 29 aprile, quindi fra 5 giorni, è un altro concerto, un altro bellissimo concerto di 3 artisti, anche loro conterranei, salentini, uno di Gagliano, che sono Rachele Andrioli, Rocco Nigro e Re di Asa. È un concerto veramente di altissimo livello, per cui io vi invito a partecipare, perché poi da queste esperienze musicali probabilmente abbiamo da guadagnarci tutti. Grazie a Michele Radio del Capo, che è sempre presente, grazie a Stefano Cosi anche, che è presente alla regia Luci questa sera, grazie a tutti voi e buon ascolto. Sono
prodotto da un mercato che vive solamente di cliché. La giacca da impiegato comunale, la montatura spessa e una panzetta, quell'aria un po' sinistra da vecchio socialista, nell'ironia un po' gatto comunista. Da tutti i detrattori, perché l'ho detto, sono un surrogato voluto da un mercato che vive di cliché o di cachè o di cachè o di cachè. Poi parte la crociata in posti belli, nei pub, nei locali e nei castelli. Fateci largo che passiamo noi, che siamo di poeti, che siamo i nuovi eroi. Cantiamo della vita e del lavoro, però noi poi sotto sotto ci piace il posto d'oro. E il posto d'oro, il posto d'oro, e il posto d'oro, e per avere il posto d'oro. Centomila corsi da studiare e tanti concorsi da tentare, e dal calare del sole c'è staffa la marchetta o c'è una jeans la marchetta. Voi al buon vecchio Lucio Dalla, nel suo profondo mare io sembro morto a galla, perché l'ho detto, sono un surrogato voluto da un mercato che vive di cliché o di cachè o di cachè o di cachè. E taglia di tacco e taglia di stinche, quanto è buono sto regno dentro, e taglia di tacco e taglia di vento, quanto è buono sto lato la gente, taglia di tacco e taglia di cuore, quanto sono buoni i diritti d'autore, perché sono senza IVA non so come, perché sono senza IVA non so come, perché sono senza IVA non so come. Signori, amici, conterranei, vicini di casa, cugini, parenti, anche chi ci è capitato per scherzo, insomma, questa sera, benvenuti, benvenuti nella mia casa, nel posto in cui vivo. È il massimo della sicurezza spaziale, è il conosciuto e anche lo sconosciuto a volte, è il punto da cui ognuno di noi muove i primi passi per cercare nel tempo nuovi luoghi e nuovi centri d'azione. La casa, signori, ne parlo spesso con il maestro, a cui farò un applauso, maestro Luigi Ferilli. Maestro di vita, di panza e di sostanza. Questa sera lo citerò spesso. La casa non è soltanto un posto in cui trascorrere il tempo, la casa è un posto in cui essere felici, vero? Ed è per questo che intorno ai 20, 30, alza, 40, alza. 40 anni, dando il giusto tempo ai maschietti di staccarsi dal seno materno, che ognuno di noi ne cerca una, quella dei sogni. Ma non una casa grande, non una casa con 20 stanze, 4 bagni, 3 box auto, piscine non dichiarate. Una casa piccola. È una casa a misura d'uomo, insomma, una casa così, facile da pulire. Ed è per questo che vi dicevo che intorno, scusate spada Armando, è per questo che intorno ai 40-45 anni ognuno di noi ne cerca una, quella dei sogni. Ora, io ho fatto questa premessa perché il maestro, ho cominciato da lui questa sera, il maestro è da un po' di tempo che ha smesso di seguire alcuni siti. Non ho smesso. Ne segue altri, siti che parlano di case, perché anche lui è arrivato a 40 anni, quindi anche lui ha bisogno di un attimo di solitudine interiore.
E niente, gli ho detto, mi raccomando, questa sera sul palco porta qualche annuncio, gli annunci che hai trovato, quelli un po' più strampalati, quelli forse che richiamano la normalità. Sì, sì. Vai, primo annuncio. Vendesi appartamento con angolo cottura, angolo soggiorno, angolo riposo, tutti nello stesso angolo. La crisi. Oppure una villa fosfera, Presidente. La geometria non sbagliata. Un altro. Vendesi appartamento in centro, con due camere da letto, cucina, salone e ampio bagno per i selfie. E beh, certo. Alla moda e all'iPhone, maestro, mai, non si rinuncia mai. Mi raccomando. Vabbè. Io stringo il discorso, fortunatamente io non mi sono mai imbattuto in questi annunci perché la mia idea, anzi quella di mia madre, che sarà qui questa sera, è stata puntuale e precisa fin da subito. Infatti in una giornata primaverile, quando ancora ero sbarbatello, credo avrà avuto 16 anni, mi fece salire nella sua Uno Turbo e mi portò verso la buona periferia del paese. In realtà non era una Uno Turbo, era una Fiat Uno normalissima, solo che mio fratello, che compiva gli studi da meccanico, da buon diciannovenne, ventenne credo, era sì, molto presuntuoso, si sentiva secondo soltanto al capotecnico della Ferrari, quello che somigliava al Baro d'Italia. Jean-Thor, era al Baro d'Italia, era, perché passare dai Gran Premi a Ulrich Fenech è un attimo. Perché praticamente lui, non so, montava marmitte a doppia canna, poi oscurava i vetri, poi montava gli alettoni. C'è stato un periodo che l'impianto audio di quella macchina faceva invidia a mezze discoteche del Salento. Tutto questo perché poi mia madre andava a fare la spesa alla cooperativa e tornava. Lo sarà solo per quello. Vabbè, detto questo, signori, mi portò verso l'allora periferia del paese, oggi non è più la periferia del paese, e mi disse: guarda, questo rustico da oggi è tuo. Io mi guardai intorno cercando invano, insomma, pomodoro e besciamella, no? Però mi accorsi molto presto che si trattava del rustico più salato della mia vita. Perché, signori, la casa è una moglie, la casa è un amante, la casa è una suocera. Saluto mia suocera. Che prima di farti sentire a tuo agio ha bisogno di far piangere il tuo conto corrente. Potete applaudire. Scusate perché fa meno male, un mestiere duro quello di pensare, come è stato duro in fondo a rimanere e cercare di capire se fosse fango o male. In questo posto di puttana e macellaio mi trovo me stesso e lascio tutto il resto. Non voglio che mi importa se funziona o l'universo, se non è questo il verso giusto. Giorno, i miei ultimi 20 anni, e non chiedo perdono perché nessuno dirà dove sono. E la casa di mare torno, sui sogni che ho sognato, che la sveglio non ricordo, e mi risparmio il tempo di rimanerci male, di rimanerci male. In questo posto di anni visti operai, sarà sempre spazio per tutti i miei guai, per i discorsi che non ascolterai, che cosa cambia se non cambierai. Sarai il mio presente di tutti i nostri mai, distante dai per sempre e dai guai, per spingersi felice al come stai. Lascia il segno nei ricordi, resta tutto quello che
Signore, ricordi lo stato tutto quello che non ho. Dimmi ancora se non dormi, se nascondi i miei messaggi tra i presenti che non vivi più. Altro nostro compaesano, Giordano Troficco da Battaglia. Allora, come spiegato prima, il buon amico Daniele, grande amico, noi siamo qui per raccontare un po' quello che ci è successo durante la nostra crescita, quindi noi osserviamo un po' il mondo attuale e poi facciamo delle riflessioni. Io penso che le domeniche dei ragazzi di oggi sono tutte uguali. Smanettano col PC, smanettano col cellulare, smanettano col computer, smanettano in TV, insomma, smanettano. Vabbè, questa maestra la cambiamo, anzi, vi volevo dire che se volete, visto che questi dialoghi che state ascoltando sono in una fase embrionale, se volete apporre delle correzioni potete farlo tranquillamente, sulla vostra destra abbiamo messo dei fogli bianchi, delle penne, la signora ancora guarda, e... no, è crisi. Manco le venne, signora, manco le venne. Vabbè, dicevo, ma 30 anni fa come passavano le domeniche, ragazzi, secondo voi? Eh? Come combattevano quella tristezza che ti prendeva lo stomaco pensando al rientro a scuola del giorno dopo? Noi stavamo sempre fuori casa. Giocavamo a 1, 2, 3 stelle, giocavamo a campana. A Pizzolo Chiummo. Sì, anche quello, poi, non so, nascondino, e organizzavamo partite rigorosamente sull'asfalto. E quindi, cosa c'è da dire? Che il nostro paese, tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, contava 5.000 anime. O no? Però ho dimenticato di dire che comunque chi non andava a giocare si rinchiudeva dentro un bar, però si erano rigorosamente suddivisi per classi di appartenenza, per aspirazione sociale, per confraternita, insomma per sesso, razza e religione. Applauso! Grazie. Posso? Mi sto esponendo. Per sesso, razza e religione, dicevo, il nostro paese da fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90 contava circa 5.000 anime che divise per 10 bar, 3 chiese, 2 frazioni, un ospedale e un cimitero fanno 5.000 anime per ogni bar. La matematica, la matematica. Sì, signori, perché c'è un bar per tutto. C'è un bar per la prima colazione, c'è un bar per la seconda colazione, c'è un bar per andare alla stazione, per andare alla stazione, c'è un bar... Faccia ai turisti. C'è un bar per l'amaro dopo pranzo, c'è un bar per l'aperitivo prima di pranzo, c'è un bar per la partita di pallone, c'è un bar per non sentirsi un'eccezione. Mi è piaciuta questa? E poi la bellezza del bar, signori, è che all'interno del bar ognuno si spoglia e si veste soltanto del proprio nome. Non ci sono dottori, non ci sono avvocati, non ci sono professori. Ci siamo soltanto noi, le nostre idee, i nostri sogni e tante storie, tante storie. Sì, perché i ragazzi di 30 anni fa frequentavano i bar soprattutto per questo, per ascoltare queste storie, storie vere, storie presunte. Chi se ne importava? Erano storie che ti rimanevano dentro, ma non un giorno, una settimana, un mese, un anno, ti rimanevano dentro per tutta la vita. Perché i bar sono così. I bar sono eterni e immutati. I bar fermano il tempo. E quando tu ci ritorni dopo tanto tempo, hai la sensazione che tutto sia cambiato,
ma in realtà è tutto così come lo avevi lasciato. I primi che le subiscono, vero? Noi ad esempio che siamo nati negli anni Ottanta abbiamo subito tutte le riforme del mondo, ci hanno frastornati, bombardati di novità e di riforme, di novità e riforme, riforme e novità. Insomma, noi signori degli anni Ottanta siamo una generazione cavia. Ti piace? Siamo peggio? Non ho sentito, ma mi piace, brava signora. Un applauso. Così ad esempio un ragazzo che finisce la scuola superiore decide di andare su, non so, in una città a studiare all'università, gli appioppano subito un 3+2 che non è quello della coppa, e poi in un regime di incertezza e di confusione gli appioppano un altro +3 per essere proclamato docente specializzato in disoccupazione.
Che belle menti che abbiamo, eh? Che belle menti politiche ci aspettano lì al parco intorno ai 33-34, eh? Per darci dei piccoli aiutini, lavoretti stagionali, lavoretti di una settimana per i più pigri, e poi ci offrono TFA, 24 CFU, cioè un modo insomma per farci arrivare a 60 anni così. Vero maestro? Dove sta il maestro? Presidente, hai ragione. Ecco, grazie. Buon avvocato. L'avvocato mi piace di più, veramente. Guardate che bello, io sono emozionato perché lui non lo vedevo dietro una tastiera da 10 anni, però si vede. Facciamogli l'applauso, bello maestro mio, che da oggi lo avremo sempre, sempre, sempre con noi. Vabbè, comunque vi stavo dicendo appunto questo. Ma io, signori, non sono qui né per parlarvi di scuola né per parlarvi di politica, non ne sono capace. Io sono qui per parlarvi di arte e cultura. Bravo. Cultura con la Q gigantesca. Con la Q di cuore. Ah, con la Q di Quippo. Quippo, buonasera. Non sarebbe il nostro amico che sta tra di voi, imboscato. Allora, siamo qui per parlare di cultura e di arte. Dove prima c'era Cesare Pavese, adesso c'è Fabio Volo. Siamo passati da Italo Calvino a Silvio Mozzino. A Silvio Mozzino. Siamo passati da Memoria dal sottosuolo a 3 metri sopra il cielo. Però in tutto questo, signori, anche noi abbiamo delle colpe, anche noi cantautori abbiamo delle colpe. Infatti questa sera ho voluto portare il massimo, con il massimo del rispetto, ho voluto portare gli autori della musica italiana. Siamo passati da "e con le mani, amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò". Ah, e con le mani, con i piedi, con il culo? Che stanno i vostri riflessi. Con le mani, con i piedi, con il culo? Antonio, sveglia. Siamo passati da... Te ne so, qui, come peschi, peschi bene. No, non l'ha mai stornato. L'amore che strappa i capelli è perduto oramai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenerezza. Alle frasi... Alle frasi sublimi di un noto artista salentino che questa sera si sta esibendo a Gagliano del Cavo. Una frase, il meglio della sua scrittura, della letteratura scritta. E cosa importa? Quanto sei bella e intelligente, sei di Baggio e di Del Piero, non ci avrei capito niente. Quindi non avete fatto un applauso spontaneo perché in ognuno di voi c'è un po' di omertà. Vabbè, allora, noi degli anni Ottanta, signori, vogliamo combattere tutto questo con estrema leggerezza. Che attenzione, non è superficialità, ma vivere senza macigni sul cuore. Non è previsto discutere l'effetto dell'affetto del disagio che non leggo, del buco sul mio conto e del ridicolo, l'affanno della gente che lui ci spente, cerca disperatamente un attacco alla corrente e non si sente. Non vedo niente, e non protesto, vivo senza la sosta per non dare una risposta ai tuoi discorsi chilometrici patetici. Non è un protesto, ma il mio protesto. Mi manca l'aria, scappo via da questa casa, scappo via senza la dieta, e mi sento soffocare come un corpo tangenziale. Non riesco per scappare, amore mio, sono scatolare, mi già viene, forse il più che lontano, e andare contro il mano non mi importa. Quanto sei bella, intelligente, sei Baggio e Del Piero, non ci avrei capito niente. Giornalisti, gli antichi giorni tristi, passati a contare sotto in tasca, ad evidenziare testi e asfissiante, senza la mia 30 anni, ancora concorrente, per un posto già assegnato da pubblico dipendente.
scappo via da questa casa, scappo via senza una chiesa, e mi sento soffocare con il codo in tangenziale, non riesco più a scappare. Amo e mio, sono lasciato la maglia piena per sentirti più lontano, per andare contro un mano, ma non importa quanto sei bello intelligente, se vuoi c'è il mio schiero, non c'è mai capito niente. Amo e mio, sono lasciato la maglia piena per sentirti più lontano, per andare contro un mano, ma non importa quanto sei bello intelligente, se vuoi c'è il mio schiero, non c'è mai capito niente. Carmelo un giorno ha conosciuto Molly. L'ha conosciuta in discoteca e quella sera Carmelo era triste. Si era dimenticato della felicità. Quando gli hanno presentato Molly, per un momento ha sentito nuovamente la vita scorrere nelle sue vene. E quando i suoi occhi hanno incrociato quelli di Molly, per la prima volta lei indossava un sorriso che sembrava colorare tutto. Carmelo l'ha desiderata subito, così l'ha baciata, sì, su due piedi, senza chiederle il permesso. E mentre la baciava, il suo respiro diventava più corto e il tremore delle sue mani era quello della paura, la paura che ogni cosa bella si porta via. Poi però la presenza di Molly ha reso Carmelo più sicuro improvvisamente, solare, vivo, felice. Molly riusciva a far sentire Carmelo come non si sentiva da tempo, capito? Lo ha fatto entrare nei suoi segreti, ha abbassato le barriere. Ma Carmelo, dopo quella sera, di Molly non riusciva proprio più a fare nemmeno. Così quando Molly c'era, allora Carmelo si sentiva vivo, felice e forte. Quando Molly non c'era, allora Carmelo perdeva il controllo. Perdeva il controllo. Respirava più velocemente. I suoi occhi piangevano, la sua pancia si contraeva in grandi crampi e tremava. Quello di Carmela non era un amore sano, ma era un amore malato. Era un amore che lo rendeva succube e dipendente. Perché le cose belle, signori, possono fare anche questo strano effetto. Perché le cose belle, se non si fa attenzione, possono portare a perderci, come Carmelo, che senza rendersene conto, quando ha trovato Molly, ha perso se stesso. Bello e dannato,
e le donne del paese avevi incantato. Con lo sguardo pulito e fiero, a rubare non eri del mestiere, ma di quei cuori ti sei ritrovato ladro. Per la strada, dove sarà, domandava il bar, che farà, chiedeva l'amico, solo al bancone, vergine, si giochi a carte col destino, la posta in palio in quel momento, ferma il tempo. Sfida il tuo talento. Sembra facile perdersi nella trappola dei ricordi, quasi a cogliere tra i versi l'arroganza dei perdenti. E chissà se quella donna avrà avuto cani e figli nel suo ritorno di quelle notti d'estate. Chiude gli occhi e stringe quell'anello. Dove sarà? Domandavano al bar. Sarà stato vero amico, chiedeva al bicchiere, bevendoci naro, si giochi a carte col destino, la posta in palio in quel momento, ferma il tempo, che sfida il tuo talento. Thank you.
tutto cominciò con una mora di Susi. Per il suo bassista, un bassista duro di rock and roll, suonavano in provincia per passione. Così fa. Dimmi come faccio io ad amarti, lui le diceva, se suono l'ansero di sé, se a casa un'altra donna che mi aspetta, intanto la teneva stretta stretta, e con la mano le asciugava dolcemente gli occhi, Susi era nata a Roma, ed era novità, la sua voce trascinava come fiume, era guardata si cantava già. Champions League, mercoledì o ancora la Champions League, poi giovedì o calcetto, no patatino, ma martedì la Champions League la possiamo vedere insieme. Ma a te non piace il calcio? Sì, però ti amo, fiorellino, e voglio condividere le tue passioni. Ah, ma sei sicura? Non è che magari... Sì, amore, sono sicura. Poi la prossima settimana c'è San Valentino, dobbiamo passare una serata indimenticabile, dobbiamo fare tante fotografie, ho deciso di aprire un profilo Instagram di coppia, ti piace? Topolino come idea? Che cosa vuol dire un profilo di coppia, amore mio? Per caricare tutte le nostre foto insieme, voglio urlare al mondo che desidero stare con te per sempre, ogni secondo della mia vita, anzi, giovedì vengo a vederti a calcetto. Che bello! Me lo dedichi un gol? Ma certo, bambolina, però davanti ai miei amici, certo, devono sapere tutti che mi ami. Ah, sai, a proposito, sabato volevano uscire, no? Ma di sera? Sì. E no! E no, Ciccetto. Dobbiamo stare insieme sabato. Mi avevi promesso che avremmo guardato un film sotto le coperte con un tè caldo. Ci vediamo solo poche ore al giorno, dobbiamo recuperare il weekend, no?
Sì, hai ragione, non è che mi ero dimenticato, figurati. Lo so, fragolino. Lori, vieni qua, abbracciami, non mi accarezzi, da 7 minuti e 37 secondi. Come sei tenera, amore. Anche tu. Sei il mio orsacchiotto. Vuoi essere il mio orsacchiotto per sempre? Ah? Sì! Sì! Per sempre! Ma per sempre... Per sempre! Proprio per sempre, per sempre... Per sempre! We'll be right back.
fonema che riconosco. Bravissimo! Thank you.
La tecnologia ci ha facilitato la vita, ma ci ha tolto una cosa importante. Ci ha tolto le attese. Oggi è tutta una ricerca per guadagnare tempo. È una gara per rendere tutto più veloce, le auto, le informazioni, i messaggi, perfino l'amore. Perfino l'amore. All'improvviso sembra che il tempo non sia mai abbastanza e anche noi prendiamo il ritmo di questo mondo che corre all'impazzata, solo che, e ce lo scordiamo, alcune emozioni del tempo ne hanno proprio bisogno. Perché le attese sono quelle che trasformano una piccola quotidianità in una piccola magia. Perché non è la stessa cosa ascoltare una canzone su Spotify pochi secondi dopo l'uscita, oppure dover aspettare il pomeriggio seguente, uscire da scuola, correre in negozio, comprare il CD del tuo cantante preferito. Non è la stessa cosa. Oppure guardare un film su Netflix, anziché condividere la stessa emozione insieme ad una folla di sconosciuti in una sala stracolma, e ridere o piangere tutti insieme. Non è la stessa cosa. Non è la stessa cosa chiamare al cellulare un amico quando una volta dovevi metterti le scarpe, andare sotto casa sua, suonare il campanello, aspettare che la madre si affacciasse per scoprire se era in casa. Sicuramente la tecnologia ci ha facilitato la vita, ma non è la stessa cosa. Ha tolto le attese. Insomma, ha tolto la magia. Thank you.
questo è il modo giusto per sentirsi a posto. Basta tirare dritto, basta farsi spazio. Come faccio io a spiegarti se non ho neanche un difetto? Mi destreggio nella mischia e ogni sera cambio letto. E non ho nessun impegno se non quello di essere bello. Il mio pubblico è addestrato a qualsiasi disimpegno. Non mi importa del passato, tanto meno del presente. Del palete con 80 euro al mese sono quasi presidente. E da Roma a Milano, da Rai 1 alla 7, il pericolo più grande è che passa la corrente. Siamo figli Anna Maria, ma che nostalgia. Se c'è una truffa, una garanzia, forse una bugia. Chiusi i vostri inganni, partiti vecchie poltrone, subappalti ed altri danni. Io non sono come gli altri, del domani vedo mai, le stanotti di partito vedo solo i vostri guai. Ma pensarci c'è mio zio, che si candida dal governo, dentro a fuori che mi trovo, con un po' di movimento, di movimento. Siamo figli di carne e marine, ma che nostalgia. Giunge a casa di Carlo e Maria, ci porta pazzia. E ci troviamo da Carlo e Maria, da fuori in patria, se non troppo stia. Faccio il prezzo da Carlo e Maria, pazzi di castelli, del pianto cantino. E siamo tutti di Carlo e Maria, di pigli e strumenti, di strumenti da vino. E ci vogliamo da Carlo e Maria, guarisci di un canto la tua malattia. E ci abbiamo da Carlo e Maria, sorriglia e sorrivi ogni giorno così. E ci sposiamo da Carlo e Maria, guardi di conosci, un po' tutti figli di Carlo e Maria. Tanto nel Rai 1 nel canale 5 prende, non si vede più. Meglio così. E figli di eredità mai ricevute, figli di poste mai recapitate, novelli canta storie sbagliate osservatori nel nostro tempo. Ecco, qui ci vuole un applauso, non avete fatto? Felicissimo di avervi avuto qui questa sera. E
felicissimo di avere anche Marco Antonio da Romano, perché dovete sapere che lui non mi rispondeva da 3 giorni e quindi ho avuto tanta paura di non averlo qui questa sera, perché lui è classe, professionalità, è amicizia ed eternità. Il maestro Marco Antonio Romano, grazie. Siamo fratelli e questo di tutto. Grazie di tutto. Allora ragazzi, io non vi voglio sfruttare. Non vi voglio sfruttare anche perché sono tutti minorenni. Già stiamo rischiando questa sera, quindi rilassatevi, non c'è bisogno. Potete guardare da questa parte, quello non suonato, fa niente, basta, finito. Come quando dopo un concerto i tuoi fan ti vogliono dare le loro imprescindibili considerazioni su come le tue canzoni ti abbiano cambiato la vita, e tu in quel momento sei così stanco, ma così stanco che hai solo un pensiero in testa: paninaro o kebabaro? Maestro, devi fare una cosa, Io penso ad un momento in particolare, come quando sei nella cabina elettorale, hai la scheda davanti, la matita in mano, ti guardi intorno e pensi: meno male che il voto è segreto. Rispondi a tono, per favore. A questo punto io vi direi come quando tornavamo a casa dicendo che la maestra ci aveva dato uno schiaffo e nostra madre ci diceva: ha fatto buono, mica è stato. Noi che oggi, se solo rimproveriamo a scuola un bambino, il genitore vuole picchiare noi. Come quando sei a cena di amici che hanno dei figli piccoli e a un certo punto sono così distrutti che gli danno il tablet pur di anestesizzarlo, e tu pensi che no, non lo faresti mai, un figlio intendo. Come quando la mamma ti mandava a fare la spesa e il negozio di alimentari convertiva il tuo resto in caramelle club. Tipo campati i dentisti lui questa cosa, Come quando ai matrimoni gli sposi si promettono di essere fedeli nella buona e nella cattiva sorte finché morte non li separi, e alla fine il prete ci chiede: optate per la comunione dei beni? E loro rispondono: no! Questa è vera, eh? Come quando, a proposito di cinismo, tuo zio ti telefona dalla Svizzera per dirti che è morto un altro cantautore ed è tutto contento perché così c'è più spazio per te. Presidente, avvocato, ispettore, ragioniere. Del lavoro, gran cavaliere del lavoro. Te lo posso dedicare? Certo. Ma poi mi vuoi lo stesso bene? Di più. Come quando vai in autogrill a fare la pipì e la fotocellula non si aziona, perché non rileva nulla. Grazie, grazie a tutta la mano, grazie. Perché facciamo l'ultimo? Ultima! Come quando... Io vado... Notti e notti a scrivere queste grandi tesi. Come quando ci sentivamo dire che se ci sporcavamo le buscavamo, se sudavamo le buscavamo,
se litigavamo le buscavamo, se ci stroppiavamo le buscavamo, se piangevamo le buscavamo, insomma, noi che alla fine le buscavamo. Signori, grazie ancora, grazie del cuore. L'orchestra del liceo scientifico di Amici. Guarda bene, grazie, grazie, grazie. Che dirvi, che dirvi? Inizio a presentarvi tutti. Di lui si dice solo una cosa. È bravo, è bravo. Se ria è bravo. Armando Giacomo. E qui cosa devo dire io altro? Cosa devo dire? Mi sento tirare, che cosa che mi tira? C'ho la coda stasera. Io dico solo una cosa. Che se non ci fosse lui, non ci sarei io. Giordano Profigo alla batteria. È dal 98 che suoniamo insieme, eh? Siamo diventati vecchi insieme, quindi. Parla per te. E niente, io qui questa sera, senza che questo che sto per dire sia qualcosa che possa sdebitare gli altri grandi artisti musicisti compreso me, però io qui stasera, signori, ho la musica. Francesco Pellizzari al basso, alla chitarra, alle percussioni, alla batteria, e poi cosa hai fatto? Cioè, l'ho pagato quanto gli altri, eh? Grazie, grazie. Allora, no, ti lascio la fine, maestro, perché tu non puoi dire le cose sulle fotocellule. Sulla fotosintesi. Vabbè, io dico soltanto che avrò presentato tante volte, ma quella di oggi ha sicuramente un valore intimo ed eccezionale, perché non desideravo altro che fosse lui a cantare per primo una mia canzone. Daniele Vitali! Buonasera! E poi. Nel 2000, noi siamo amici da tantissimi anni, e nel 2017 abbiamo iniziato insieme questo progetto. Lui era la casa e io il bar. Al contrario. Io ero il bar e lui era la casa. Al contrario. Lui era... Veniamo da due paesi diversi. Io vengo dal Principato. Dal Principato di Arigliano. E io... Bravo. Si è portato il mio classe. Te lo dico sempre, non capisci. E io sono un suddito di Gagliano. Yes. Che dire, abbiamo scritto insieme questo brano e vi devo anche raccontare un aneddoto, che ci siamo visti anche diverse volte durante il lockdown, abbiamo scoperto nuove strade che portano da casa mia a casa sua attraverso fogne e cose varie. Quando arrivavano il maestro Luigi Ferilli. Collaborato, e vorrei ringraziare di cuore anche Filippo Pubblico e Andrea Settembrini, che è un altro del Principato di Arigliano, che ha fatto tanto per questo lavoro. Questa sera non sono qui con noi. E poi Stefano Cosi per aver curato la regia audio, le luci. Ti sto dimenticando, ormai mi segno tutto. Devo arrivare. Sì, sono tutto, ragazzi, inutile che mi guardate per suggerire, non suggeritemi. Ringrazio
l'associazione teatrale Le Bagliare nella persona di Teresa Scappaviva. Grazie, sempre sempre pronta veramente a parlare di arte e di cultura, e ringrazio l'amministrazione comunale, grazie. E poi ho dimenticato qualcuno? Sì, signori, Davide Sergi. Bravo, grazie. Forte! Ragazzi, spero che il nostro disco vi sia piaciuto. Lo potete anche acquistare all'uscita se volete, o ne comprate uno e poi lo masterizzate. Io lo posso masterizzare io, eh? Lui masterizza. Si occupa di tutto, ragazzi. Non manca niente. Vabbè, comunque volevo concludere velocissimamente. Perché questa settimana è stato meraviglioso, perché qualcuno mi chiedeva, mi chiamava per prenotare i posti, mi raccomando Davide, noi vogliamo venire, noi non veniamo, noi guarderemo la diretta streaming, e qualcuno invece ha voluto dimostrare il suo amore con dei gesti particolari, non lo so, ci hanno regalato un sacco di cose, dei doni che noi abbiamo deciso di metterli sempre lì nel foyer, e dopo ci ritroviamo tutti insieme per degustare qualcosa. Che? L'ho presentato già Marco? Non l'ho presentato? Vieni, presentalo tu. Marco Antonio Romano! L'ho presentato? Allora, stava parlando. Vabbè, ragazzi, noi abbiamo finito. Ce le facciamo queste due note? Vai, facciamocele, va? 1, 2, 3.